Buongiorno a tutti, oggi per chi mi conosce io sono Luca Lampariello, oggi sono con un ospite speciale che si chiama Emanuele Marini, che abbiamo già incontrato a Budapest, alla conferenza di Budapest. Lui parla tante lingue, abbiamo fatto anche un video interessante per YouTube in cui parlava 15 lingue se non sbaglio, 16, ne ho perso il conto, non mi ricordo più, e oggi Non mi parleremo... ricordo. E oggi parleremo di come imparare lingue, i segreti di questo straordinario poliglotto. Allora, caro Emanuele, innanzitutto come va lì a Bergamo o Bene, sull'Adriatico? grazie. Sì, tutto bene, grazie. Tu? Anche qui a Madrid, io sono a Madrid per un progetto segreto, diciamo. Allora, A caro Madrid, sei a Madrid. sì. Allora, caro Emanuele, Sì, innanzitutto sì, ti sì. pongo una domanda che Bravo. potrebbe sembrare banale, ma secondo te, com'è possibile arrivare a parlare 30 lingue? Come impari le lingue? Ci racconti come hai imparato la tua prima lingua straniera viva, diciamo, in che Allora, modo? la mia prima lingua straniera che non prevista dal curriculum scolastico, perché avevamo comunque inglese e latino obbligatorio, è stata il tedesco e il polacco. In particolare il polacco è una lingua che amo molto. E vi faccio vedere la mia dotazione di vocabolari e libri. Allora, innanzitutto ho cominciato a studiare con il metodo classico previsto per il latino e il greco, ho cominciato a studiare la struttura grammaticale e morfosintattica della lingua, senza all'inizio badare alla pronuncia, anche perché non avevo la possibilità di verificare la pronuncia, se non successivamente quando ho avuto la prima possibilità di andare in Polonia. E la cosa interessante è quando anche ho ricevuto in regalo i primi vocabolari, che erano questi, che facevo era cercare di scrivere frasi in un primo momento avulse dal contesto. Cercavo di scrivere lettere ad amici o anche comunicazioni di lavoro, semplicemente cercando le parole sul vocabolario e cercando sul vocabolario ortografico le forme verbali irregolari che in polacco sono moltissime, cercavo sul vocabolario di capire come si declinassero i verbi irregolari in modo da scrivere frasi con il minor numero di errori possibili. Quindi in pratica usavi vocabolari e grammatiche all'inizio, Vocabolari, all'inizio. grammatiche e tutto, e traducevo parola per parola, non c'era altro E da fare. per iscritto, e quindi impostavi il tuo studio e l'apprendimento sul fatto che volevi comunicare delle cose o per lavoro o con i tuoi amici, se ho capito bene, Sì, giusto? e avevo l'intenzione poi di andare in vacanza lì, però prima di andare in vacanza volevo imparare almeno i fondamenti della lingua, che poi, una volta sul posto, ho esercitato, ho posto in opera, come se fosse una struttura vuota da riempire con parole Quindi e tu hai praticamente costruito lo scheletro e poi hai aggiunto gli elementi secondari, frasi. diciamo, possiamo Esatto, chiamare secondari. esatto. E quando sei andato in Polonia hai evitato di parlare qualsiasi altra lingua che non fosse il polacco, immagino. È quello ovvio, è molto difficile parlare una lingua se c'è un tuo amico che sa l'italiano e ti traduce tutto. Beh, diciamo che Un'altra cosa di che io. solito si passa per l'inglese, no? Però so che E ho l'inglese... l'italiano, l'inglese lo parlo molto peggio del polacco. È una cosa interessante, curiosa, un attimo mi allontano dalla telecamera, ma vorrei farti vedere questa La tua cosa che è artiglieria, ti piace interessante. la tua artiglieria? No, no. Ti faccio vedere come io effettivamente mi reco in un posto di cui non conosco bene la lingua. Ad esempio, abbiamo ungherese, però questo è nuovo perché l'ho appena comprato. Ceco, guarda. Questo qui è un vocabolario detto di ceco che i primi tempi, quando ancora non avevo padronanza della lingua, tenevo in tasca così. Quando volevo dire qualcosa, cercavo molto semplicemente la parola nel vocabolario. La cosa richiede un po' di pazienza da parte dell'interlocutore, ma dà i suoi effetti. Ancora adesso, ad esempio il persiano, quando sono stato in Iran, tenevo il mio vocabolaretto di persiano in tasca e cercavo. Volevo dire Ti piacciono i vocabolari? non so nuotare e dicevo, ad esempio cercavo nuotare
che si dice Shenoh Kardan, e dicevo non posso, non so nuotare, Nemi Dunam, Shenoh Bokonam, Quindi, e tutti capivano. in pratica quello che fai è capire lo scheletro della grammatica, utilizzi quindi dei libri di grammatica, utilizzi dei vocabolari, vai sul posto utilizzando dei vocabolari. Ma una domanda a cui sono sicuro molti ascoltatori sono interessati è qual è il segreto secondo te per imparare bene una lingua nell'arco di 1 o 2 anni? Tu studi una volta che hai cominciato una lingua, studi tutti i giorni? Quando, per esempio? E come? All'inizio è necessario, soprattutto se è una lingua con una struttura del tutto sconosciuta, come può essere per me il cinese adesso, o come era polacco all'inizio. Io seguivo il metodo del mio professore di greco, un'ora come un medicinale, un'ora al mattino prima dei pasti, un'ora la sera dopo i pasti, Lo faccio anche se il anche mattino aiuta molto di più che la sera, io. Il almeno mattino a per loro in bocca si dice, no? me. Eccolo, bravissimo, anche perché alla sera ci sono sempre le cose da fare, rimaste indietro, non si ha mai proprio la tranquillità. Invece al mattino, come prima cosa, si tira fuori il vocabolario e si incomincia a studiare, o la grammatica. Senti, ma se da una parte questo approccio grammaticale ha senso nel video che abbiamo fatto, ma anche nella vita, quello che ho visto a Budapest, molti polacchi, per esempio, soprattutto il polacco e anche il serbo, sono impressionati dalla pronuncia. Quindi, come hai fatto a perfezionare la pronuncia? Sono andato varie volte sia in Polonia sia in Serbia. C'è il vantaggio che le lingue slave, tranne il russo e il bulgaro, secondo me, sono facili da pronunciare per un madrelingua italiano o italiano del nord. Adesso non saprei dire se gli accenti centrali o meridionali diano qualche problema, però l'accento lombardo non dà nessun problema per la pronuncia del serbo o del polacco. E sono avvantaggiato, mentre invece pronunciare l'inglese o il danese è per me una cosa impossibile, È proprio molto difficile. difficile. Qual è la lingua che ti ha messo più in difficoltà a livello di pronuncia? A livello di pronuncia, il danese senza dubbio, e l'inglese, anche l'inglese è difficile perché l'ungherese è molto difficile dal punto di vista del lessico, la grammatica non è impossibile comunque, e invece la pronuncia è facile. Abbiamo l'arabo, vabbè, dà ovviamente problemi di pronuncia, anche se lo so troppo poco per poter giudicare. Il turco non dà problemi di pronuncia, il greco neanche. Il Tra greco le lingue sì, è slave, simile allo spagnolo, no? Come pronuncia il greco? scusami. Il greco è molto simile allo spagnolo come pronuncia. Sì, è molto simile, anche come intonazione, sì. Senti, ma perché questa passione per le lingue, soprattutto le lingue slave? Allora, le lingue slave perché semplicemente ho tanti amici lì, vado spesso, la gente è molto ospitale, mi piace il cibo, mi piacciono i posti, è anche economico, perché andare 10 volte a Belgrado o andare 10 volte a Londra c'è una bella differenza anche dal punto di vista pecuniario. Soprattutto per la frequenza dei miei viaggi, direi, e per la comunanza di visioni con i miei amici che abitano in quei posti e per la loro ospitalità di cui li ringrazio, per la quale li ringrazio sempre. Quindi diciamo che, e questo porta anche alla domanda successiva, il fatto di sapere mantenere così tante lingue, è dovuto anche al fatto che tu viaggi, stai sempre in giro, Sì, insomma, sei da zonzo. viaggio molto in Europa soprattutto e tengo contatti quotidiani anche per lavoro. Per Quindi in cui pratica io. Sì, parli le lingue tutti i giorni. tutti i giorni e varie lingue durante un giorno. Potrei fare l'esempio di oggi. Oggi ho già ricevuto email in greco, in francese, in slovacco, in turco, in serbo, in polacco, in bulgaro. Poi c'è un altro turco, c'è un altro polacco, c'è un inglese, c'è un russo. Ah, che bello, cioè Solo siamo già una oggi. quindicina. Senti, un'altra E io, domanda. poi, ecco, un'altra cosa importante, scusami, è non cedere alla tentazione di parlare inglese o altre lingue veicolari. Conviene perdere tempo, conviene dire scusami, cerco la parola, ma te la dico, perché una volta che la cerco e la pronuncio, resta impressa. Quindi, ecco, quindi a proposito di Se parole, invece tu nella.
Hai una memoria particolare o pensi che hai un modo efficiente di imparare le parole? Perché imparare le parole è uno dei pilastri, no? Molte persone hanno problemi a ricordare parole. Se tu vedi una parola, te la ricordi subito oppure ci vogliono due o tre volte? Allora, devo vederla e ripeterla o usarla almeno una volta, per cui due volte, Due due sessioni di volte. E poi ti memorizzazione. rimangono in testa. E poi rimangono in testa. Mi succede che magari, allora, se vado adesso in Slovacchia, non ci sono stato da parecchio tempo, le prime 2 ore mi fanno un po' difficoltà, però dopo la terza, quarta ora di permanenza queste parole tornano nella mente. Mi ricordo, l'anno scorso ero andato in Armenia. L'aereo arriva alle 4 di notte, per cui non ero in condizioni di poter parlare. E il giorno dopo volevo dire a un mio amico che è già la terza volta che ero in Armenia. La parola volta non mi veniva, non mi veniva, non mi veniva. E improvvisamente mi è tornata, mangiando mi è tornata in mente, gli ho detto Mangiando che il tutti cibo che voleva. Ho mangiando, non lo so perché, stavamo mangiando kebab. E per capito. cui servono un paio di ore, tre, per far ritornare alla mente tutto quello che è depositato e che non si dimentica. Secondo me non si dimenticano le lingue, restano in una fase latente, quiescente, ma non si dimenticano. Secondo te È un altro perché? Dimmi, dimmi, poi ho un'altra domanda in serbo per te che. importante che io uso e in cui sono anche testardo è non usare l'inglese. Io farei di tutto per non usare l'inglese. Non ti Imparerei piace? anche, non mi piace e ritengo che non sia necessario usare una lingua veicolare. Perché la comunicazione che è permessa dall'uso di lingue Diciamo. madri o mia o del destinatario è molto più diretta e Sì. profonda e naturale rispetto alla comunicazione mediata da una lingua veicolare. Perché io devo pensare in inglese, per cui il mio inglese sarà un inglese italiano e l'interlocutore ha un inglese polacco, per cui facendo l'unione l'intersezione tra gli insiemi, ciò che rimane comune è poco. Senti, ma tu conosci anche Qui tra l'inglese e l'italiano lingue antiche? Diciamo lingue morte. antiche, allora ho studiato come tanti latino, greco e poi per la teologia l'ebraico antico. Ciò non significa che sappia parlare adesso latino o ebraico né antico né moderno. Significa solo che di fronte a una versione di latino o di greco riesco a orientarmi, vabbè, latino meglio che greco, però Senti. parlo greco moderno, lo parlo bene invece. Si sente l'entusiasmo con cui parli delle tue lingue. Senti, ma tu oltre alle lingue hai anche due, tre, quattro lauree, non mi ricordo più, ho perso il conto anche con quelle. Sì, tre, allora due dell'ordinamento italiano e una dell'ordinamento vaticano. Per cui giurisprudenza e filosofia secondo l'ordinamento italiano e teologia per l'ordinamento vaticano. Quindi, diciamo, la tua è una passione per l'apprendimento in generale, non solo le lingue. Sì, ad esempio ho qui il codice civile, a me piace imparare gli articoli a memoria con tutte le cosine, un apprendimento abbastanza mnemonico, Senti, diciamo. cosa diresti come messaggio finale? Ci sono tante cose di cui parlare, ma ovviamente il tempo è limitato anche perché anche tu devi scappare. Cosa diresti a colui che si appresta a imparare una lingua straniera? Perché secondo te gli italiani, come anche altri popoli all'interno dell'Europa e del mondo, sono monolingue, persone che ne parlano 30 o 35? È possibile per una persona normale imparare altre lingue? Perché dovrebbero farlo? È possibile, come ti dicevo prima, più se ne impara e più è facile apprendere, per cui il difficile è imparare le prime 9 o 10 lingue, poi da 10 fino all'infinito, secondo me, la velocità cresce Diciamo, esponenzialmente. perché che cosa suggeriresti a una persona che si appresta a imparare una prima lingua straniera? Non le Per prime una 10, prima perché. lingua. Vabbè, bene o male, adesso l'inglese, il francese o il tedesco a scuola lo fanno quasi tutti, diciamo. Sì, però Per cui un conto è bisogna trovare una imparare così. motivazione, occorre una motivazione, un perché. Per me sono i viaggi e l'avversione verso le lingue veicolari. Per altri potrebbero essere amicizie particolari, o viaggi o lavoro, bisogna trovare una motivazione che dia l'entusiasmo, senza l'entusiasmo non si fa niente e poi come metodo ognuno trova il suo, c'è chi gradisce di più un metodo fondato sull'oralità, c'è chi gradisce di più la scrittura, l'importante è trovare
un ritmo costante, Studiare tutti soprattutto i giorni, sì, studiare tutti i giorni, una volta, come la certi giorni, medicina, dopo sì, pranzo, che dopo i comunque pasti. una settimana sul posto fa di più che 2 mesi o 2 anni di studio a casa. È vero, Però sposto sono bisogna stare con gente che non sappia altre lingue veicolari comuni, oppure Quali che non sono le le lingue veicolari per te, a parte l'inglese? sa. Ma dipende, perché se io e te siamo, io sono italiano, tu sei armeno e abbiamo il russo in comune, è il Certo. russo. Però anche qui bisogna parlare in russo fin quando è necessario, poi bisogna parlare in armeno. In armeno per me e in italiano per Senti, ti vorrei fare l'interlocutore. un'ultima domanda. Siccome le persone non sono abituate a sentire qualcuno che parla 30 lingue, come sai, spesso ci sono molti scettici riguardo al fatto che un essere umano possa imparare così tante lingue. Vorrei sapere quante lingue conosci adesso, per chi non conosce il sistema di riferimento europeo di A1, B2, diciamo quante lingue conosci ad un livello che ti permette di vivere, no, non di sopravvivere, ma di vivere senza problemi in un paese. E poi volevo sapere se hai dei diplomi. Che non necessariamente sono la dimostrazione che uno parli, però insomma, avere un diploma C1 o C2 significa che la lingua la parli comunque bene, altrimenti non ci riusciresti. Sì, penso 12-15 lingue di saperle bene a livello. Egregiamente, di saperle Sì, egregiamente. allora come diplomi siamo a 4. Ho fatto il greco, mi sembra che fosse C1, il serbo C1, lo sloveno C1, C2, non mi ricordo, il polacco C2. Vorrei fare il russo, ma è un po' costoso, per cui vedrò. Lo Potrei facciamo fare anche insieme, dai, lo bulgaro. facciamo insieme, ci andiamo Bene. Potrei insieme. fare bulgaro, potrei fare rumeno, potrei fare albanese, mi piacerebbe molto l'albanese. Per cui sì, una quindicina di lingue sicuramente. Io uso questo metodo di tenere in tasca vocabolario, per cui non mi preoccupo di non sapere una parola, perché se non la so, me la cerco e la dico Ma e perché non la usi, imparo. non puoi portarti appresso un vocabolario online che è più rapido? Non li usi i vocabolari online? Sì, se tu in un bosco in Albania mi trovi internet, allora usiamo insieme il Beh, vabbè, non vocabolario necessariamente in un online. bosco in Albania, però non penso che tu ti trovi in un bosco in Albania tutti i giorni, insomma. Vai E con. per lo più i miei viaggi sono in paesi piccoli, per cui in villaggi, non amo molto le città. E Ok, molto interessante. poi io non amo molto andare negli alberghi, preferisco andare proprio con la gente e dalla gente. Se uno abita in un posto dove internet non c'è, o c'è quando c'è, bisogna trovare altri metodi più efficienti. Beh, però non devi necessariamente avere internet, no? Puoi avere No, degli ma il gadget elettronici. vocabolario ti dà la visione globale, la visione sinottica. Nelle parole con molti significati, per queste parole è indispensabile avere qualche esempietto, altrimenti si fanno figure spaziali. Barbine, barbine. Sì. Ad Allora, esempio. beh, noi potremmo andare avanti per altre 7-8 ore perché. L'apprendimento delle lingue è una cosa che ci appassiona, quindi ti volevo ringraziare, e stavo anche pensando per i tuoi futuri estimatori, perché per esempio il video che abbiamo fatto a Budapest sta avendo un grande successo. Pensi di fare un blog oppure di costruire forse non un canale su YouTube, ma anche quello potrebbe essere interessante, no? Oh, Hai non ho qualche. esperienza in materia, se avessi qualcuno che mi dà una mano almeno all'inizio, si potrebbe Te fare, la diamo noi, perché te la diamo tutti noi. io sono un po' accademico, ho questi metodi classici accademici dello studio, della comunicazione, per cui non ho molta dimestichezza con i blog, vlog e YouTube. Infatti, anche io ti avevo. ringrazio molto per l'aiuto che mi hai dato finora, è stato molto Figurati. interessante, un'avventura bella. Va bene. Ce ne saranno Se altre, dai. ti serve una grammatica bulgara, adesso che vado posso procurartela. Quando passo, magari se viene a Roma, tanto io probabilmente mi ritrasferirò in Italia. Quindi, se viene a Roma, con piacere, se no io passo a Bergamo, così mi fai vedere la Perfetto. collezione, di Vieni, dizionari e vieni, magari vieni mi dai qualche volentieri. consiglio. Ti ringrazio tantissimo per questa intervista e probabilmente ne faremo anche Ringrazio. altre. La prossima, magari in polacco, anche se il mio polacco non è straordinario, però magari mi aiuti tu a riempire i Va vuoti che mi bene, si a formeranno. posto, Buona grazie. giornata, grazie, Ciao, ciao. ciao, 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 ciao. Ciao.